Afghanistan è paese di deserti e di montagne. L'Hindu Kush, formidabile barriera naturale, con vette di oltre 7.000 metri, taglia la nazione in due parti profondamente diverse. Kabul è la capitale. La linea spezzata delle antiche mura e nido di avvoltoi volteggiano alti sul deserto senza ombra, come attorno ad un animale in agonia. Il senso della morte domina la vita difficile degli afghani, nomadi o montanari. La moschea di Pulikisti è luogo abituale di incontri. Nelle pieghe del turbante si tiene il denaro, il sale, la menta e le pietre misteriose, nella speranza che l'esperto vi riconosca poi un gioiello. Il Kola, la bustina di Karakul, distingue i funzionari e i commercianti. Il bazar, il Char Chatta, è animatissimo di uomini, pecore dal vello variopinto e di donne in chadri, il più rigoroso degli abiti femminili musulmani. Ma qualcosa sta cambiando, almeno in città. Sotto al chadri le giovani portano calze di nylon e scarpe dal tacco alto. Le autorità afghane ci modificano il percorso all'ultimo momento. Dopo il tratto in camion ci attendono 250 km a piedi, con valiche di oltre 4.000 metri. Pesante o leggera, la spedizione da quel momento dovrà essere soprattutto veloce. Sulla meravigliosa strada del nord, il traffico non è certamente intenso ed è soprattutto di merci sui camion variopinti, poiché l'Afghanistan è privo di ferrovie. A Charikar deviamo verso il Panjshir e la strada non è più che terrazza scavata dal fiume in una sosta del suo incessante lavoro di erosione. A Bojorak ritroviamo un modo antico di distribuire l'acqua. Le case fanno intuire i lunghi inverni dell'Hindu Kush. Sopra i tetti piatti uno strato di zolle pressate fa da coibente, trattenendo il tepore del fuoco di sterco vaccino. Già in queste zone la temperatura scende in gennaio a meno 30. Si chiama naan o chapati, è alimento principale col riso, il pilau. Le focacce di naan variano da regione a regione e la valle d'origine si riconosce da come i montanari fanno il pane. Il governatore di Zené compila il permesso che nessuno sarà in grado di leggere e al doctor, così chiamato da loro, vengono portati i malati del villaggio.
Al mattino il padrone del Chaikane apparecchia all'esterno e il samovar distilla un tè squisito che sorbiamo tenendo in bocca una pallina di menta. Majiro ci ricorda la fretta. Ai capolinei della corsa, Torino Mungiam aggiunge via Brugherio per calmare le proteste dei milanesi. Partiti da Torino il 23 luglio. Il 24, in 3 ore di volo, superiamo d'un balzo il Dasht-i Margo, il deserto della morte che divide Teheran da Kabul. Impieghiamo altrettanto a convincere l'altro camion alla retromarcia, ma ormai abbiamo assimilato il temperamento locale. Inshallah, come Dio vorrà. E finalmente Allah ci procura la piazzuola per l'incrocio. Condizioni ci rende ottimisti. Ma l'Afghanistan è terra di sorprese, la pista finisce nel fiume e con lei finisce il viaggio in camion. Portiamo con noi 40 casse e 12 sacche, con materiali, strumenti e viveri in modo da essere completamente autonomi. La discussione con Rais, il capo, si conclude con l'ingaggio di 30 uomini e 25 cavalli. Ciò che pagheremo loro sarà praticamente l'unico reddito in denaro che percepiranno quest'anno. Essi conoscono il cammino fino alla testata della loro valle. Oltre, confidiamo negli strumenti e nella nostra buona stella. Pedro, che ci seguirà, viene subito adottato in qualità di mascotte per tranquillizzare i bambini che lo lasciano a malincuore. La carovana si avvia fra le urla e i richiami. La controlleremo collegati in testa e in coda da radiotelefoni, poiché a volte si allunga per chilometri. Pirzar, l'interprete assunto a Kabul, è il primo ad approfittare del cavallo lasciato libero per quelli che marcano visita.
Camminiamo dalle 5 del mattino fino a sera, con brevi soste. E notte, quando sistemiamo il campo nel quadrato fra le casse, sotto il cielo infinito, il calmo respiro degli amici riempie l'immobile silenzio. Bibi Roman è lo specialista dei guadi e i compagni lo applaudono. Ciononostante a volte il bagno è inevitabile, ma il caldo del giorno e la fretta ci risparmiano di cambiare gli abiti bagnati dall'acqua gelida. Questi cavalli sono in grado di portare 100 kg e oltre a 4.000 metri e gli afghani sono cavalieri famosi. Ancora oggi si gioca il buscashi fra centinaia di cavalieri in un campo di chilometri. Le squadre si contendono la carcassa di un vitello che, raccolto da una buca, deve essere portata oltre a un palo all'altra estremità del campo. Vincerà la squadra che getterà il vitello nella buca di partenza e nella contesa tutto è lecito, come in una partita di rugby senza regole, ma a cavallo e con un cadavere gocciolante sangue al posto di una palla. È l'ultimo villaggio dei Panshiri e Giraud, da bravo tenente degli alpini, non tralascia l'occasione di impostare militarmente i rapporti con le autorità locali. Si fa ripido, dobbiamo salire dai 2600 metri di Karpetan ai 4225 dell'Anjuman Pass. La tappa è importante e saremo i primi italiani a valicare l'Anjuman. La discesa è penosa, fra gli sfasciumi instabili, e ci fa precipitare in breve a 2800 metri. Marcia, 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 pe. Al dia la cinquina pastrile,
Siamo nel favoloso e intatto nord del paese. Verso est si apre una valle che porta certamente nel Nuristan. Noi scendiamo verso nord, nel Badakhshan, ed è il cammino alla Mudaria, al Pamir, al Xinjiang cinese. Incontriamo una spedizione geografica guidata dal professor Otakura dell'Università di Tokyo. Ci offrono succo di ciliegia e scambiamo una picozza a ricordo dell'incontro inatteso. Intanto Beppe martella concentrato nel suo lavoro. Il titolo di marmista ha ormai integrato definitivamente i suoi titoli accademici. All'Anjuman ci attende un angolo di paradiso. Il piede, pressando i cuscini di verde, ne spreme l'acqua di cui la terra è intrisa. In breve peschiamo 40 trote fra le urla ammirate degli afghani. Lucio le mette a bollire nella pentola a pressione, ma alla fine non oserà servirsi. Sul fondo 80 occhietti di trota velati dal brodetto lo guardano fissi. Filippo porge il pesce al dottor, che lo pulisce con l'abile mano del chirurgo. Per Abibi il guado di Skaser è meno rischioso del passaggio al villaggio. Al mattino, infatti, ad Anjuman l'antagonismo fra valligiani aveva provocato una rissa furibonda. La carovana fu improvvisamente assalita dai locali, armati delle tozze vanghe, mentre dalle case piovevano pietre. Sedato il tumulto, prima che le casse e la spedizione si sfasciassero, uscimmo dal villaggio, sfilando fra le mura merlate di ragazzini con la camicia ancor gonfia di sassi. Siamo ormai a Munjam, ad un giorno forse dal campo base. Al risveglio i panshiri già stanno vagando, avvolti nei pesanti chapan. Improvvisamente si raccolgono al fiume, hanno ritrovato il puledro, sbranato dai leopardi. È l'ora di riprendere il cammino, ci precede il gruppo degli alpinisti che sceglierà il posto adatto al campo base. Penetriamo così, con emozione, in quella valle sconosciuta che battezziamo Sharan, a cui ci ha portato un anno di preparazione e il desiderio di vivere la nostra avventura. Thank you.
campo base è sistemato a 4100 metri, a ridosso della morina frontale del ghiacciaio principale. Lucio è il responsabile del campo e Lucien assume il comando della fase alpinistica, scegliendo i 5 migliori panciri e nominandoli portatori d'alta quota. Ad essi va il merito dei risultati conseguiti in così breve tempo. L'azione contemporanea di più cordate e la perfetta organizzazione hanno fatto il resto. Dividiamo la zona in tre settori. Nel primo, col bacino secondario chiamato Sucai, agiranno Lucien, Enrico, Andrea e Quintino, tentando la conquista della cresta occidentale. Nel secondo, Giraud, Beppe, il Doctor e Luciano, tentando il pilastro centrale e la cresta meridionale. Sandro, Firmino e Filippo porteranno un campo il più in alto possibile nel terzo settore, verso la cresta orientale, ove agiranno i più in forma alla fine della prima fase. Avremo i nostri problemi alpinistici. Salite di ghiaccio e di roccia e 10 giorni per risolverli. Dislivello consentirà di limitare i campi alti, ma la complessità della zona ne richiede almeno 3, che battezziamo Nicoletta, Liceo Carlo Alberto e Cristina. Le difficoltà furono varie, ma spesso sensibili, su roccia e ghiaccio. Dalle ultime 2 cime, Enrico e Lucien discesero oltre 1000 metri di dislivello, interamente a corda doppia. Firmino sistema la cinepresa al campo Cristina, ove il canalone allo Charan di oltre 1000 metri di dislivello è interamente visibile. Oltre alla pendenza, 2 soli punti delicati, la crepaccia terminale e la strettoia, ove passano rombando le valanghe che si staccano dalla seraccata sovrastante. Enrico e Lucien vanno ad attrezzare la crepaccia con corde fisse. Il lavoro richiederà una giornata, ma il primo dei problemi è risolto. Andrea e Lucien sono partiti nella notte. Toccherà loro 2 quindi il tentativo al nostro 6000. Occorre che superino la strettoia prima che il sole la lambisca, allentando la presa del gelo. Avanzano faticosamente, in un tratto irto di penitentes, formazioni glaciali dovute all'ablazione solare, notevolmente fastidiose anche se a volte consentono una facile assicurazione. I contatti sono regolari. Durante tutta la spedizione gli appuntamenti radio avvenivano ogni 3 ore. Chi fosse mancato a 3 contatti consecutivi avrebbe provocato il concentramento immediato degli altri gruppi nella sua zona, ciò che fortunatamente non avvenne mai. Dopo 13 ore di salita sono al colle e prevediamo che si fermeranno a bivaccare.
Ma ecco che alle 19.30 tre razzi, bianco, rosso e verde, annunciano la vittoria e il silenzio suonato dall'armonica via radio dà la buonanotte agli amici più alti. La cima Brugherio è da tre giorni nel nostro carniere, quando il mattino dopo la vittoria allo Charan non si riesce a ristabilire i contatti radio. È stata una notte di tempesta anche per gli altri gruppi che operano oltre i 5.000 metri. Al campo base Ghulam Mazum prega. La preghiera musulmana si ripete 5 volte al giorno rivolti verso la Mecca. Prima ci si purifica lavandosi mani, bocca, naso ed orecchie. Nel deserto si strofinano le mani con la sabbia. L'ora della preghiera si determina guardando il dorso della mano contro la prima luce o l'ultimo sole. Quando la peluria della mano è visibile, quello è il momento. Mohammed John intanto fa l'impasto per le larghe focacce del chapati. In viaggio i panciri si nutrivano di impasto crudo mescolato a more di gelso secche. Il gusto è come di pane al miele e l'alimento è molto energetico. Lo portano nella bisaccia della sella, rompendone con un sasso la quantità necessaria a sfamarsi. Altro alimento conservato e trasportabile è il formaggio pecorino, seccato e ridotto in polvere. Al momento dell'impiego si mescola con acqua, ricavandone una poltiglia salata. Alle 9 si ristabilisce il contatto col campo Cristina. Lucien e Andrea sono ormai visibili al centro della parete di ghiaccio. Sono molto lenti e in evidente difficoltà. Hanno bivaccato a 6.000 metri al riparo di uno spuntone, poco dopo aver vinta la cima, così sottile da dover spezzare il ghiaccio con la piccozza per salirvi in due. La paura di prender sonno sotto la neve che scendeva, ora calma, ora turbinosa, ha loro impedito di prendere sedativi per scacciare l'incubo della solitudine e le allucinazioni dell'alta quota. Hanno portato la dotazione minima per sopravvivere due giorni, rinunciando anche alla più piccola cinepresa. La cordata riattraversa finalmente la crepaccia terminale, 36 ore dopo averla valicata, e Cosetto l'attende col tè caldo. Le immagini del rientro degli amici stremati sono quelle della fatica di tutti noi. È il calore degli amici ritrovati che sgela la lunga paura. Fra poco questo momento sarà dimenticato. Ma noi abbiamo voluto fissarne l'immagine nel tempo, poiché questa immagine è più valida per l'uomo che supera se stesso di quella della conquista. Oh,
Con la sicurezza dell'avvenuto rientro possiamo fare il primo bilancio delle cime conquistate. Diogdenambi 5619, Punta Nora 5600, Punta Albina 5580, Punta Anna 5560, Cima Brugherio 5427, Cima Novara 5300, Punta Zerboni 5320, Punta Asci 5300, Punta Andreis 5350, Punta Battaglione Osta 5400, Koi Sharan 6100, Cima Rachele 5440, Cima Raffi 5535, 13 cime per 13 amici. Tutte le cordate rientrano, la corsa è ricominciata, ma questa volta verso casa. Era nato poveretto, senza casa e senza tetto, ha venduto i suoi calzoni per un piatto di maccheroni. Al campo base, intanto, il magico profumo di uno spezzatino di stambecco con risotto aveva accelerato il rientro degli alpinisti. Due giorni prima Sandro, salendo lungo un costone, si era imbattuto in un branco di femmine e di piccoli di stambecco, passando praticamente in mezzo a loro e scattando fotografie. Un maschio superbo, il capobranco, zoppo e dal trofeo eccezionale, si defilava in alto sulla cresta, nel cielo limpidissimo. L'inseguimento durava da mezz'ora, quando il vecchio apparve all'improvviso su una cengia, quasi infastidito. Il colpo della carabina lo fa annaspare, ruota il capo incaronato e precipita nel canalone. Amon corre e col coltello apre la gola all'animale, lo bacia fra le corna e gli mette fra i denti serrati un mazzetto di stelle alpine. La 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 la
Se vuoi vincere la guerra, sia per mare, sia per terra. Ci attendono ora i 170 chilometri che ci dividono da Srati Said verso la provincia del Badakhshan. Di qui passò un altro italiano nel 1273, Marco Polo. Quando il Gran Khan Kubilai, regnando nominalmente da Pechino, non poteva certo garantire una lunga pace. Infatti nel 1363 Tamerlano scende dal nord e Babur da sud nel 1510. L'altalena dei dominatori continua fino ai contrasti fra la Russia degli zar e l'impero inglese. Dopodiché il Badakhshan non diede altri problemi al governo centrale, se non per le ricorrenti epidemie di colera che lo costringono a porre picchetti armati ai valichi meridionali della provincia. L'ondata musulmana vi era giunta fra il VII e VIII secolo, distruggendo ogni vestigio del buddismo introdotto nel I secolo. A Rasere individuiamo l'antico stupa buddista, scoperto dalla spedizione del 65. In questo stesso punto era allora infatti disceso il gruppo di Rike Giro, con Perego e Mellano, dopo la conquista del Bandico e della cima Torino, che vediamo sullo sfondo della piana. Il governatore di Rasere, Badangul Kam, ha giurisdizione su una vasta regione dal nome dolcissimo, Kunara Kari e Kerala. Ha rispolverato la divisa per l'occasione e mostra il distintivo della spedizione. È cortesissimo, soprattutto grazie al doctor, che pregato insistentemente di lasciare medicine, gli regala una scatola di polveri effervescenti. Almeno queste non gli faranno alcun male. Al lungo, ma facile guado di Rasere, ci guida l'uomo dal bastone, una scar. Conosce le buche e i bassi fondi come i nodi del suo tappeto da preghiera. Incontriamo presto le prime mandre di Yak e subito dopo ritroviamo il corso del Kochka. Turbolento e terroso, si mantiene nettamente diviso dalla corrente cristallina del Mislati. Il ritorno avverrà dunque volgendo nettamente a nord. Troppo forte è in noi il desiderio di ripercorrere passo passo la via della seta. L'operazione della paga ai portatori è importante e Luciano apre l'ufficio in tenda con tutta serietà. È il momento di lasciare i portatori, i nostri amici del Panshir, con cui abbiamo diviso queste settimane di avventure. Insieme ci eravamo fermati solamente ieri a Sarezang, la favolosa miniera, e già ci sembra passato tanto tempo. A rammentarcelo resta il loro sorriso nel soppesare le saccocce appesantite dall'illegale lapislazzolo. Il primo bagno nel Kochka ci riporta i piaceri delle basse quote. Le corna di Sandro, voglio dire del suo stambecco, continuano a fare vermi. Riuscirà a coprirne la puzza bagnandole di lozione dopo barba, ma la frore disgusterà i doganieri di Teheran, evitandoci la visita doganale. La tradotta che parte da Torino, a Milano. L'attesa del camion e la tensione del ritorno mette a nudo i nervi tesi dalla fatica e rende insopportabili i semplici compiti quotidiani. Queste immagini ci ricorderanno l'apatia di quel mattino. La coesione e l'affiatamento fra noi sono tali da farci superare quel momento che è critico e tipico di ogni spedizione, quando in un gruppo rimasto isolato a lungo ciascuno ha la sensazione di avere il peso più grave. Thank you.
La valle di Giurma corre lungo il 71° meridiano fino alla conca di Barak, che dà accesso al Pamir russo a nord, alla Cina a est, al Pakistan a sud-est e dalla Batriana verso occidente. La prova che questa valle fu risalita da Marco, il veneziano, è data dalla sua descrizione di Sarezang. E qui vi avvi un'alta montagna, ove si cava l'azzurro, ed è lo più fine e lo migliore del mondo. La strada è franata, ma il guaio è facilmente riparabile. Per fare migliore presa si sgonfiano le gomme e a verificare la pressione in mancanza di meglio basta il manometro acustico. Un guasto irreparabile e la strada impraticabile ci avrebbero fatto perdere settimane. Il nostro camion aveva già compiuto una prodezza giungendo fin là. Gli avevamo fissato l'appuntamento a Kabul disponendo che ci attendesse 3 giorni. Per essere sicuri dell'impegno avevamo lasciato una caparra in mano a persona di comune fiducia, ma aggiungendo al padrone: che Allah ti bruci il camion se manchi l'appuntamento. Ci avviamo verso Giurm, capoluogo della valle. Lungo la via principale si affacciano le bottegucce del bazar. Incontriamo qui altri tipi umani. L'Afghanistan è veramente un crocevia di popoli. Dai tempi più remoti sono passati da qui in varie ondate le migrazioni indo-ariane provenienti dalla regione turanica. Qui incontriamo Hazara mongoli, tagiki, pashtu, turcomanni, kirghisi e indo-pakistani. Ma non possiamo presentarci al governatore senza lavarci alla civica fognatura. Ghulam Ahmad parla un ottimo inglese. Eccellenza, quanti sono gli abitanti della sua regione? 40.000 maschi. E le donne? Le donne e il bestiame contano come patrimonio, non come numero. Bel paese, dice Lucio. Ma la pista ora corre nel fiume. Una novità ci voleva. Speriamo che sotto l'acqua le ruote trovino sempre la massicciata. Questa notte dormiremo a Keshem e la luna illuminerà la paglietta che Filippo non si toglie neppure nel sonno. Siamo ormai nel deserto del Badakhshan ed è inverosimile che qualcuno qui riesca a vivere. Dei rari villaggi molti sono abbandonati, ma noi cerchiamo l'ultima avventura, l'incontro coi cuci della tribù Gilzai, la meno nota. I giovani ne guidano le greggi e usano dipingersi vistosamente gli occhi di blu. In versi antichissimi si legge: possa il mio occhio dipinto apparire più vivido alla mia amata. Dalla coda grassa delle pecore si estrae l'unico condimento che conoscano, la lanolina. Dietro alle greggi seguono le carovane di cammelli con donne, bambini e i notabili della tribù. La carovana ci appare da lontano, annunciata da una lunga frangia di polvere sospesa nel cielo senza ombre. Le
Le donne Ghilzai non sono velate e si dicono bellissime. Le favorite portano ornamenti e manti decorati. Le altre, avendo superato i 20 anni, sono adibite ai lavori più pesanti. Rizzano le tende, preparano i carichi, fabbricano il formaggio e fanno il pane. Finalmente giungiamo all'accampamento. Le tende dei cuci sono in pelo di cammello, che pressato e pestato a lungo forma un feltro indistruttibile e impermeabile. Un telo centrale divide la zona femminile da quella di soggiorno, ove stanno gli uomini e anche gli animali nelle ore più calde. Per letto hanno tappeti e abiti arrotolati per cuscini. Per avvicinarci chiediamo di fotografare i dromedari, ma ce li portano. Sappiamo che dobbiamo trattarli con estrema discrezione e serietà, se vogliamo evitare un secco rifiuto alla nostra invadenza. Chiediamo infine di fotografare una tenda, poiché l'atmosfera è ormai abbastanza cordiale. Uno di loro parte di corsa verso la più vicina. Le donne ne escono, in fretta, portano i più piccini sotto braccio ed occhieggiano furtivamente verso gli stranieri. I feroci cani leoni ringhiano verso di noi, ma si tengono a distanza. E finalmente siamo con loro, sotto la tenda. Accettano i nostri doni con dignitosa serietà e ci offrono pane e acqua, col saluto che Pesar traduce: prendi pane e acqua quanto vuoi, ma di sempre la verità. Da dove venite, ci chiedono? Dall'Italia. La risposta del capo dei Ghilzai ci sorprende. Ne sono lieto, dice, poiché l'Italia è il primo paese che ha riconosciuto la nostra indipendenza. E così, dopo aver studiato la geografia, la storia, i costumi degli afghani, dobbiamo al capo Ghilzai questa notizia di storia contemporanea. Gli orgogliosi Ghilzai ci lasciano, senza stupore e senza voltarsi. Da migliaia di anni percorrono la via della seta, dal Pamir alla piana di Mazar-i Sharif, nella continua, instancabile ricerca di nuovi pascoli aridi lungo l'arco dell'Indo Kush, nell'ultimo, immenso silenzio. Noi torniamo al mondo occidentale, al nostro lavoro. Nell'Afghanistan lasciamo un 20° secolo incongruamente mescolato con un costume di vita biblico e un gran desiderio di ritorno a ritrovare noi stessi.